Non l'ha controllata, tagliela. Maracaibo. Barra barracuda. Ecco perché non sentivo i suoni, ero in pre-live. Una donna nuda. Zanzan. Zanzara. Mare forza. Sei... è un pochino. È un po' meno del... nove. No, felicottero, succede talmente in contemporanea che mi sa non sentite neanche l'allarme in tempo. Aspetta, ma pure. Ha funzionato? Moro, sono sottoterra. No, ragazzi, ma come faccio a essere infilato così? Scusatemi. E mo come risalgo? Posso farci qualcosa di effettivamente... Torri, mi sono fatto male. Voglio vedere una cosa, allora. Lo spray del peperoncino? No, deve avere non è illegale. Credo quello... una gradazione massima, sì, cioè quello della polizia è illegale. Quello della polizia naturalmente è illegale per le persone normali. Okay. Vabbè, sì, ci sta. Credo che puoi avere quello base. No, non ti serve neanche il porno d'armi. Il porno d'armi? Il porno d'armi, l'hai detto davvero? L'ha detto davvero. Ah, c'è anche una patch? Figurati, ogni giorno. Ma aspetta, aspetta, ma che no, devo laggare. Ancora no, aspettate, scusatemi. No, non essere triste. Ah, adesso per la fine di esatto. Signore, che capita? Che accade? Bisogna sopprimerla, signore, mi spiace. Faccio dell'argilla. Marco, ti sto ignorando, sappilo. Non mi interessa più niente di te. Vado a dormire. No, era per capire, no? come reagiva un gatto di fronte alle minacce fisiche. Però mettimi il play. Questa era una vettura, era. Bella marca, Maglio. Cosa? Ci mettete musiche che vi piacciono, ma che... Aia, ragazzi, nessuno. Mi sa che vi abbandono. È partito il furto? È partito... Guarda come corre. È partito. C'è qualche giochino. Primo su tutti è il gioco. La gente, ma che schifo, guarda che grafica, ci sono i pixel, questa è come fa la gente di solito quando vede qualcosa del genere, però mi piace un botto ed è Faster Than Light. Bene. Cos'è? Si mare tutti qua. Anche se sono programmatore. Vabbè, sono due chili monano qua, guarda. Aspetta, che mi hai scusatemi. No, prego. Se volete possiamo fare pubblicità lasciando l'audio delle live attivo nel negozio. Chi ha fatto beep? Allora, la carne me la stai facendo, la tartare. Oh, niente, non c'è verso. Fammi fare la tartare. Via, va cucinata. La partella... Marco, è tutto nelle tue mani, Se l'Ezard non ha le mani. Change. Wow, Marco! Anna Maniegano, Marco! Sono l'uomo del cielo. Ma io sono Marco. Anna Maniegano. Oh, non ce l'ha questa. E ti maliale. Sì, anche sono da solo. È quel momento quando impazzisci che fai tipo... No, accetta la scuola. Ho sbattuto qualcosa e si era disattivato tutto l'audio, ragazzi. Purtroppo è difficile. Quanto scatta? Molto, a quanto pare. Ecco. Va a caricare l'open world di Elden Ring. Il Sancta Sanctorum. Ma... è solo un ufficio. Questa è la stanza dei bot... Questa è la stanza dei bottoni. Questa è la stanza dei bo... Ok, sì. Questa è la stanza... Sembrava volesse dire qualcosa di porno. Infatti faceva così con la... Questa è la stanza dei bo... Deja roof. Utunerito nosti loot. Oh my god, i pus... Non ci bastano. Lo salut, ho mangiato la tutundra. C'è un sacco di oro e ferro. Ho mangiato la Boss, allora, abbiamo l'ulti. Mi si è scollegato il ciolla! No, allora! Come si riprende il discorso? Esplode. Ah, mi ha preso come?
Perché è questa persona che si è unita? Scusami. È la mia tastiera, forse? Vediamo. Ma come la tastiera? Che ce l'ho fatta! Sei completamente sei sbloccato. È sempre questo. C'era signora nello specchio. Oh, adesso si può entrare, vedi. Stupido, stupido, stupido. Tutto nudo si è entrato. Ha scorreggiato? Ha scorreggiato? Era quello, eh? No, ha scorreggiato, ragazzi. Devo trick e ballare delle cose di cose. Sì. Ah, minchia, però ne fa 16 di mio. No, adesso ne ho più troppo. Chissà se poi invece nei cosi attivati frena. Mi serve una zappa. Eh? No, mi devi lanciare a tartar, Marco! Sì. Anche il riso! Dammi un secondo. Ma poi mi dici perché. C'ho da fare. C'ho... Ma ci sono clienti. Questa parte io non ma so, ci sono guarda, clienti estremamente. Cazzo estremamente aggressivi. Qui. Se non li serve. Come mai non si passa? C'è è una pendola sempre. Questa padella. Non è banale. No. Cosa fanno? No, ragazzi, no. Che è successo? È stato pure cioè, neanche ti ha fatto vedere il replay. Sì. Io ho molto da fare. Le playlist non si creano da sole. Ah, già che lui è cioè, DJ Dylan. Sì, ma... DJ Dylan. Ok, Ryan, vienimi dietro. Attenta le parole. È proprio Marco lui, eh? Ma non è vero, non è che tutti sono io. Ma perché non guidiamo sempre gli Avegar che sembrano così comodi e belli alla guida? Perché adesso aspetta la curva. Ma me ne sa che ha fatto tutto, sicuro. Guarda lì, no? Anche perché sto a 1000 chilometri. Moro! Aia, mi sei montato addosso. Avere stile poi non ti piace. Cioè, per esempio, quelli che si mettono le camicie, quelle lì tipo Moro, a me fanno cagare, vomito. Mia sorella sta iniziando a metterle perché gli piacciono guardando. Ma perché allora però mi piacerebbe, però allora c'è il concetto. Ci sono due concetti di cose di cui parlare. Vestersi comodi o vestersi comodi. Attenzione Achille, orca miseria. Terence Hill contro Achille, attenzione. Hashtag Achille, ragazzi, hashtag Achille. Ma che figura del cacchio. Moro, ti sei perso la figura più schifosa della Royal Rumble. Questi ci vanno a lavorare sulla mongolfiera. Per cui due coglioni sono dall'altra parte che mangia tranquilli. Effettivamente che ristorante è. Quanto mangiano poi? Cosa vogliono? Poi voglio 5. Dai solo la tua. Quanto cazzo mangiano? Questi deficienti. Ma stai tra... Ma se rifai... Ristarta anziché riempire tutto di verdura. Allora, voglio il cibo. Ah, guarda, to, guarda, tu quelli nostri efficienti, guarda. Guarda che se nel Far West non c'erano i cappelli, il tasso di criminalità scendeva del 20% almeno, eh. È vero che il vecchio se l'ha messo addosso sempre. Da matta. Usseria! Scappata palese lì! Ma se trattengo il respiro non mi vede, divento invisibile. Ma scusami! Ma sono proprio lì, ragazzi! Però zitti, che c'ho un respiro sottile. Io sono un simpatico pinguino. Come io abbia capito quello. Il mio fresco pistolino. Sta avvicinando tutto. Oh! Quasi, Aspetta, ogni tanto c'ha quello spritz. Ma che trailer è, ma ragazzi! Guarda, ce l'hai la canna, oh. Ce la faccio più, serve una canna. Oh, c'è un euro per il cane. Poi ogni tanto fa questo scatto tipo, oh bro, ti fa brutto, ti fa così. Cos'è? Basta, non basta, basta! Quanto lungo poi? C'è una signorina... Vabbè, la mettiamo Luca. Io non l'ho... Vabbè. Come studiare la gallina? Ah, gallina livornese, vedi? Cos'era quello? Ma perché queste facce? Infastidito, questa volta... Infastidito, voglio arrivare alle mani, voglio arrivare alle mani. E questo è il momento in cui si rende conto che vuole uccidere questo qualcuno. Questo è completamente senza senso. Non rompere, coglione. Scusami.
Quando l'ho detto veloce, velocissimo. Marco, mi fa male le gambe, lo sai che sono anziano. Appunto, le sgranchiamo un po', dai. Ah, va bene. Allora prova a fare il cancan, guarda. Prova a fare il cancan. Guarda, E anche ecco qua, ragazzi. Ce l'avete, questo... Ecco qua, i vostri soldi dove sono finiti. Ecco. Ecco. Niente, non ho fatto nulla. Allora, Moro, ma... Oh, ma io... Cosa... Scandalizzatissimo, proprio. Fuori. No, no. Fuori. Fuori. Non mi cacciare. La citazione... Scusa... La citazione One Piece, ragazzi, eccolo, no. Eccolo. Ma come l'ha fatto, scusa? È la faccia di Chopper. A Chopper, Asop, i capelli, credo. È tutto un mix. Poi c'ha tipo il tatuaggio. Sanji, credo, il tatuaggio di chi è quello? A me ha ricordato Trafalgar Law, ma magari mi sbaglio. E dovrebbe avere un po' di tutto, questo l'ha fatto. Ma è già uscito! Ma che merda, ragazzi! Ma è già uscito! A prendere botte ovunque. C'è ancora tre punti da fare. Dai, c'è l'argento lì. Niente. Aspetta. No, vai. No! Aspetta. Cium! Ma come sei fatto? Vai nel mezzo, Marco! No, Rizzi! Ma non ha la testa questo coccodrillo? Ha la testa infilata? Oh porca merda, oh porca shit, nella diarrea, oh porca miseria, come mi sei impennato il cavallo, sei cagato addosso. Abbiamo qui per voi un'accurata selezione del meglio che Hackett's Quarry ha da offrire. No, non ci credo. Sì, devi crederci. Pop pop, viva i Pops. Il mio momento preferito. Non è possibile. Ma senti, qua cosa fai con la brilla? Che li vendessero ancora. Infatti sono andata male da 20 anni. Scusami, in quale pubblicità per le patatine è questo il movimento? È probabilmente una pubblicità giapponese, Marco. Ho fatto una piccola caccata. Così, diciamo... Così. E poi adesso le pietre sono diventate dure da scavare giù, quindi è un casino. Ci sono quelle più dure, sì. Che cazzo? Buona, buonissima, no. Marco, stiamo andando da Dio. La carne ha fatto effetto, eh. Come si dice? Il pollo, Marco. Ha fatto effetto. Serve il pollo. Prendi i funghi, Esprit. Cucina i funghi, to. Aspetta, è arrivato Marco. Marco, sei proprio... Lo sai a chi assomigli in realtà? A Steven Amell. Non lo so, Moro. No, a Ezra Miller non credo. Sei un po' Chad. È finto, un videogioco. Guarda. Ma perché fan ridere? fa ridere le galline. Come non è vero? Ma per favore, fa riderissimo. È chiusa. Calcia la porta. Calciamo la porta. Ormai sta rompendo tutto. Ormai abbiamo questo superpotere. Che figura di merda, Emma. Trota. Porca trota e vaffanbrodo. Forte, un po' forte. Porca trota. Che hai? Ti sei fatto male. Che hai? Cosa vuole questo qui? Quali smeraldi? Marco, che urlo è? Marco, ma che urlo era? È un urlo di liberazione. Bravo, che bello. No, di là, dai. Ma non ce la fai, 9, 10. No, non c'è nessuno. Sono io, ci sono. Che culo che non c'è nessuno. Ma amore, è già arrivato, dai, tranquillamente vince proprio. Guarda che pirla. Oh, ma va via dalle pentole, è sempre qui questo. Il riso del culo. E sono caduto nello strabiombo. Ho fatto il pollo. Va bene. Okay. Abbiamo dei piatti? Funghi, Marco. Porco Giuda. E sono due. Allora, se riesco a stare seduto... Non mi fingere che cadi nuovo! È la terza volta che cadi quel buco! Basta! Non sto giocando! Froda assicurativa. Porca miseria! Ma guardi dove va! Ma non ha visto che è morto, signore? Signore? No, adesso chi mi paga? Oh!
Oh, il cavallo mi ha preso a calci. Ma 46 sense, ma guardate. Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta. Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Troppi. Sono 10, ma quelli là sono incredibili sulla montagna. Mi hanno aiutato. Ma sei arrivato via. Vado proprio sopra di loro. Vai vado. sopra, tanto muori ci sono lo stesso. Loro, ci sono. Ti distraggo, vado dentro casa. C'è uno dentro casa, moro. Due, anzi. Sì. Proprio caduto davanti. Bello, magari è un tunnel, no? No. Quindi, magari non ti hanno visto. Metal Gear. Zitti. Magari vinciti, ma se vinci. Sei dentro la safe, tu stai allora, qua finché non... Vediamo un po'. Oh, buonasera! Attenzione, attenzione! Ma a parte che non lo puoi tirare su. Ma non è possibile, ragazzi! Ma c'è qualcosa che non va. È ingestibile. Quante ha? 10? Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio, ragazzi! Abbiate pazienza! Abbiate pazienza, non è possibile! Ma scusami! Ma questo qui è fenomenale! Finale, Sole contro Casimiro! Lo butto, adesso lo butto! Non ha senso! Questa è la battaglia finale. Ma che, okay, ciao. Che figura di merda. Ma tu panino, carne. Della carne fai un cane. Un panino. Fai cosa? Fai un pane. Fai un cannolo. Dice. La carne va mantecata. Ma non si mette la carne lontana. Marco, non sei la base del cucina. Sto cagliando. Sto cagliando. Questo non lo volevo fare. Eh no, il cavallo non lo posso... Fai vedere se lo posso liberare in qualche modo. Ma quanto è ciccione sto cavallo? Mi spiace. Vabbè, ma non si espande così tanto il fuoco. Ma ciccione in modo cari... Aguzza la vista, dai. Ma di chi? Rispetto dove, però? Non te lo dico. Allora è impossibile. Non è impossibile. Vedi che c'è un nuovo membro dei termosifoni tra di noi. Tu che sei pelato praticamente, no? No, io che... Lo so. C'è una cosa ovvissima. Io che sono pelato da 2 anni sono io che sono pelato. No, mi sembravi di più perché... mi sono rasato i capelli venerdì, ma ecco, venerdì era. Ma no, mi ha dato errore mai. Senti, ha proprio insultato, detto, tu che ormai... Il bastardo di un pelato. Ormai, proprio l'ha detto come vedere che dobbiamo farci questa disdetta. Mi prova a pinnare. Solo, si è buttato. Arbitro, dove va? Dove va? Arbitro, sì, da laggiù. Ma non poteva farlo così. Poteva farlo prima, però. Se doveva farlo da là. E come si chiama quello che stai ascoltando? Bizzarro e buona fede. Quindi fantasmi e affini? Storie di fatti strani, trattati, in buona fede. Ho capito. Buone fighe. Eh?